Voglio che vi immaginate alcune scene prima di entrare nella discussione. E le scene sono le seguenti. Immaginate, ognuno di voi, immagina ad oggi, lasci questa conferenza e inizia a pregare non solo 5 volte al giorno, ma tutte le preghiere sunna. Inizia a digiunare quasi tutti i giorni. Digiuna un giorno sì, un giorno no. Preghi tahajjud tutte le notti. Fai zikr. Dai da mangiare ai poveri. Diffondi il salam. Fai regali ai tuoi fratelli. Sorridi. Togli gli ostacoli dalla strada, dai la carità, sadaqa, paghi la tua zakat, digiuni il mese di Ramadan, fai tutto quello che è possibile, ti sforzi nella causa di Allah subhanahu wa ta'ala, vieni coinvolto nella dawah, diventi un da'i, chiami la gente verso Allah subhanahu wa ta'ala, chiama al sentiero del tuo Signore, Allah subhanahu wa ta'ala, faciliti la misericordia e la guida di migliaia, sei la causa di 2000 shahada, ti sposi nuovamente, hai 2 mogli, 4 mogli. Alhamdulillah, hai 20 figli. Ognuno di loro è una femmina. Sono ragazze e le cresci. Le educhi e loro diventano giuste. Adotti orfani, li nutri. Subhanallah, sei un musulmano meraviglioso. Prendi tutto il mondo, diventi un califfo e vai nel giorno del giudizio ed Allah subhanahu wa ta'ala ti getta in inferno. Tu sei nell'inferno, bruciando per sempre, fratelli e sorelle, pur avendo fatto tutte queste buone azioni. Quindi, hai fatto tutte queste buone azioni, ma vai comunque all'inferno. Perché? E perché non abbiamo fatto queste azioni soltanto per Allah subhanahu wa ta'ala? Se non hai l'ikhlas in quello che stai dicendo, nel tuo credo in Allah subhanahu wa ta'ala, nella verità dell'Islam, tu non hai l'Islam. Questa è una delle condizioni della Shahada, che è l'ikhlas.